È proprio qui tra questi boschi, siamo a San Polo, che vennero trucidati 64 civili, in realtà 16 vennero trucidati nella vicina località di San Severo, in tutto appunto 64 le vittime dell'eccidio di San Polo che avvenne 80 anni fa, uno dei più efferati della storia italiana per mano nazi-fascista. Oggi la nipote di uno dei mandatari di quella strage è venuta qua dalla Germania per chiedere scusa. Sono molto felice di essere qui e di aver sentito così tante storie, non me le dimenticherò mai, resteranno sempre nel mio cuore, io spero di poter tornare. A parlare Laura Evert, tedesca, giornalista, nipote del colonnello Wolf Evert, comandante del 274esimo reggimento della Wehrmacht, che ordinò l'eccidio di San Polo ad Arezzo 80 anni fa. Qui vennero uccise 48 persone costrette a scavarsi la fossa nei giardini di Villa Gigliosi, poi li fecero saltare in aria con la dinamite. In altri 16 vennero uccisi nella vicina località di San Severo. Laura ha depositato un mazzo di fiori bianchi al cippo in memoria delle vittime, che si trova proprio nel luogo dell'eccidio, e dopo la Santa Messa che si è tenuta nella pieve di San Polo ha voluto rivolgere un pensiero a tutta la comunità. Sono qui con voi per commemorare, per mantenere viva la memoria di quei terribili crimini. Di questo sono responsabili mio nonno e altri. La mia generazione è cresciuta in un'Europa pacifica. Attualmente noi ci stiamo accorgendo di quanto questa pace possa essere fragile. Credo fermamente che l'incontro e il dialogo siano una cura. Sempre con lei in questa giornata Alessia, nipote di una delle vittime, e Udo Gümpel, giornalista della TV tedesca in prima fila assieme allo storico Carlo Gentile e Christian Kohl nella caccia alla verità e ai colpevoli delle stragi. La Germania stessa, a partire dai processi di Auschwitz dal 63, ha cominciato una grande riflessione su quello che ha fatto. E noi però abbiamo un buco nel ricordo tedesco pubblico, e sono le stragi in Italia, perché l'Italia, nonostante fosse stato invitato dalla Germania fino agli anni 60 di consegnare tutti i fascicoli ancora aperti, il governo italiano non li ha voluti consegnare. Alla cerimonia tutte le autorità locali e il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Oggi è una giornata storica, perché Laura Ewart viene qui per chiedere scusa per la violenza che suo nonno, in rappresentanza delle truppe tedesche, ha portato in questi territori. Tante morti, tante barbarie, tanta disumanità. Non è scontato, non diamolo per scontato, e in quella scusa ci sta tutta l'umanità di una donna che cerca di ritrovare non solo te stessa, ma di segnare un punto per la storia di questo territorio, per la storia degli anni più bui della nostra Europa, per la storia personale della sua famiglia. A rappresentare il comune di Arezzo non il sindaco, ma l'assessore Alberto Merelli. Tante le riflessioni dei presenti sul tema dell'antifascismo, valore fondante della nostra Repubblica. Penso che l'appello del Presidente del Parlamento regionale sia da firmare, e credo che sarebbe stato anche giusto che qua oggi fosse venuto il sindaco di Arezzo.